Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flageranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, Santo Stefano, primo martire, è stato lapidato poco dopo l'assunzione di Gesù, e di questo abbiamo letto pure oggi dagli Atti degli Apostoli. Evangelista Luca, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, la morte di Stefano ha descritto, è abbastanza preciso, dopo che lui ha fatto il suo discorso davanti agli scribi e ai capi degli anziani. Lì si vede che Santo Stefano conosceva benissimo buona novella e la storia della salvezza, così che con tutta l'anima era immerso in Cristo, il Salvatore del mondo. È quello che lui insegnava. Lui ha vissuto con Cristo fino al punto che davanti nulla e davanti nessuno temeva testimoniare per lui. Stefano era diacono della prima chiesa cristiana e i suoi concittadini l'hanno condannato a morte. Lapidandolo, gli hanno tolto degli abiti da lui, i mantelli ha messo sotto i piedi di Saulo e poi l'hanno lapidato fino alla sua morte. In tutto questo tempo Stefano ha pregato per loro. Si dice che il suo corpo ha preso Gamaliele, che era membro del Sinedrio. Nello stesso momento lui seguiva Cristo. L'ha sepolto vicino a Gerusalemme, nella tomba che era preparata per lui e per sua famiglia. Il corpo di Stefano è stato trovato all'inizio del V secolo, quando è stato trasportato a Roma e sepolto nella chiesa di San Lorenzo. Anche quel giorno la chiesa ha deciso come ricordo al suo martirio. Dopo il ritrovamento dell'ossa di Stefano, si è rinfrescato il ricordo di questo grande uomo della fede che per primo insieme a Cristo ha testimoniato con la vita per buona novella. Tante chiese sono dedicate a lui e sicuramente a questo ha aggiunto anche Edith di Milano da 313, da con quale il cristianesimo è diventata religione ufficiale nel Regno Romano. La prima lettura che abbiamo sentito poco fa porta descrizione di come è stato lapidato e anche le sue ultime parole, la sua ultima preghiera. E proprio questa descrizione parla della sua grandezza e della potenza del Vangelo di Cristo, penetrato di amore
verso gli uomini, all'esempio di suo maestro Gesù. Lui non maledice, ma lui prega per coloro che lo stanno per uccidere. Lui invoca su di loro la misericordia del Signore. Padre, non sanno quello che fanno. Diceva Gesù, le stesse parole pronuncia pure Stefano. Lui prega che il Signore li perdona, perché loro non sono consapevoli di quello che stanno facendo. Quest'amore non finisce nella tomba. Quest'amore non si può negare, non può rimanere a non osservato. Non si sottopone alla corruzione, ma vive in eternità. Stefano ha visto i cieli aperti, ha visto Cristo, Signore, che l'ha accolto nella sua gloria celeste. San Matteo, nel Vangelo che abbiamo sentito stasera, porta le parole di Gesù con quali descrive cosa avverrà e succederà a coloro che seguono Gesù. Rivolgendosi agli apostoli e altri che l'hanno seguito, Gesù dice: ecco, vi mando come le pecore in mezzo ai lupi, perciò Gesù è consapevole delle difficoltà che attraverseranno coloro che portano pace, gli uomini di cuore generoso, coloro che vivono in questo mondo ma non vivono per questo mondo, loro non sono di questo mondo. Poi parlando delle virtù di questi membri del mondo nuovo, lui li chiama beati. Lui ne ammonisce alle persone che non hanno capito e non hanno accettato il Vangelo, dice: state attenti a loro, perché a causa mia vi consegneranno ai tribunali e ai capi dei popoli, li faceranno nelle loro sinagoghe. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come e di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire, perché questo non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre mio parlerà attraverso di voi, così diceva Gesù. Allora, se guardiamo gli eventi nella storia, è facile vedere la veridicità di queste parole di Gesù, di questa sua profezia. Questo testimonia pure santo di oggi e questa solennità che stiamo celebrando, questo confermano le vite e le opere di tutti gli apostoli che hanno dato la vita come testimonianza di Gesù Evangelo, e di tutti i discepoli di Gesù, tutti coloro che con il cuore, la parola e la vita hanno accettato la loro dottrina. In un mondo che per loro era un mondo nemico. Non è passato tanto tempo dopo che Gesù ha pronunciato queste parole, regno romano, in tutto il suo spazio che aveva occupato, ha organizzato le persecuzioni dei cristiani, li hanno uccisi in diversi modi, crocifisso, li chiudevano nelle celle. Non passerà tanto tempo dopo che Stefano è stato lapidato, quando Saulo, dove hanno lasciato i mantelli, quando lapidavano Stefano, che lui sarà flagellato nelle sinagoghe perché lui si è convertito, ha accettato il Vangelo come modo di vita. Poi verranno i secoli lunghi, lunghissimi, dove le persecuzioni continuano, ma con tutto questo è rimasto l'insegnamento di Gesù per tutti coloro che vogliono seguirlo. Lui, da loro, dei suoi, chiede di non diventare i lupi tra i lupi, così che a causa di queste persecuzioni non dimenticano chi seguono, di non abbandonare la sua via d'amore anche verso coloro che li odiano, coloro che gli fanno del male. Fratelli e sorelle, meditando così, arriviamo ai nostri tempi, arriviamo a noi stessi. Se guardiamo un po' la storia del nostro popolo, della Chiesa Cattolica, nel nostro popolo o nei nostri popoli, popoli cristiani, noi sicuramente vedremo tante persecuzioni a causa della fede in Cristo.
Noi ci incontriamo con i nomi di tanti perseguitati, maltrattati, imprigionati, uccisi, che con tutte quelle sofferenze non sono lasciati a disposizione, ma come Santo Stefano, centinaia di migliaia di martiri nella storia della Chiesa sono rimasti accanto a Dio crocifisso e glorificato, accanto a Gesù. Delle loro opere, della loro vita, della loro testimonianza. Sappiamo poche cose perché poche cose sono rimaste scritte. Ci ricordiamo solo di quelli più significati, ma noi che oggi viviamo siamo cresciuti dal loro sforzo, dal loro sacrificio. Noi siamo frutto della loro fede. Anche oggi loro dall'eternità ci ammoniscono, insegnano di vivere in questo nostro tempo con saggezza, di non farci scoraggiare dalle sfide e di continuare a trasmettere le virtù che con tanto sacrificio ci hanno lasciato coloro che sono andati nell'eternità, con tutte le difficoltà dei tempi passati fino al giorno d'oggi, grazie alla perseveranza dei nostri antenati. Stiamo oggi qui. Sì, dobbiamo affermare almeno noi nel nostro popolo cristiano. Oggi più cattolici muoiono che quelli che nascono, e questo dobbiamo pensare. Non dobbiamo evitare e schivare sacrificio e fuggire dalle nostre responsabilità. Noi dobbiamo mantenere le nostre famiglie come la santità più grande, cercando di avere l'amore e il calore gli uni per gli altri. Non dobbiamo aver paura della vita, ma educare nostri figli per un miglior futuro, perché siano da esempio per il nostro popolo e la nostra Chiesa. I secoli sono ricordati di Santo Stefano perché lui non ha tradito, negato Gesù Cristo. La sua tomba è diventata un punto da dove si predica e dove si testimonia che esistono le virtù che sono più importanti della vita terrena. Questa è ispirazione a tutti per essere sempre più forti e più grandi delle loro prove. Anche oggi ci sono tanti che vivono la convinzione cristiana come Gesù ha detto, come le pecore in mezzo ai lupi. Tanti anche oggi, mentre noi siamo qui in chiesa, soffrono a causa della loro fede, tanti perseguitati, lapidati. Loro hanno bisogno di un vero coraggio per rimanere cristiani. Fratelli, sconfiggiamo lo spirito di questo mondo, lo spirito che non ci fa essere sensibili verso il nostro prossimo, lo sconfiggiamo con bontà e con amore, con carità, come Cristo ci ha insegnato. Cerchiamo anche noi, come hanno fatto i nostri antenati, coloro che ci hanno preparato la casa piena d'amore. Cerchiamo anche noi fare nostre famiglie una casa piena di calore. Su questa via di una vera vita cristiana per noi intercede e ci ispira Santo Stefano, primo martire. Proprio oggi ci ricordiamo di questo santo. Amen.